Buonasera, buon anno. Riprendiamo le trasmissioni del venerdì, iniziando l'anno, il 2014, con dei gravi problemi per quanto riguarda la diretta. Quindi vedrete purtroppo le trasmissioni di questa sera, le vedete registrate. Ovviamente potete vedere tutto quanto sul sito liberi.tv. Con voi vorrei commentare questa sera la scomparsa di Armando Crocicchio, un compagno radicale morto a Milano ieri giovedì, dopo una malattia che da tempo lo aveva colpito. Armando era un uomo che aveva vissuto un dramma umano a cui personalmente non so se saprei sopravvivere. Si tratta della morte della figlia Paola, avvenuta a Milano nel maggio del 1989 per overdose. In qualche modo da lì, come a volte accade, la metabolizzazione del dolore lo aveva indirizzato verso l'impegno civile, l'impegno politico. Aveva fatto come aveva potuto, come era riuscito a fare del suo strazio di padre una battaglia politica. Paola non aveva ancora 18 anni e da tempo viveva un'esperienza di tossicodipendenza. Tutta la famiglia era mobilitata per farle superare questa condizione. Peraltro stiamo parlando praticamente della fine degli anni Ottanta, quindi un periodo in cui la tossicodipendenza era ben lungi dal venire socialmente inquadrata tra le patologie, c'era cioè una questione medica, e invece era molto forte lo stigma sociale. Tossicodipendenti nella maggior parte dei casi erano considerati dei rifiuti sociali ed era forte praticamente l'emarginazione, erano considerati meritevoli di emarginazione e non di considerazione. Per Paola avevano provato appunto a far da soli, ma poi in qualche modo Armando Crocicchio e la famiglia erano riusciti a attivare, a coinvolgere, a attivare i servizi sociali, pur con grandi difficoltà. Perché insomma c'erano molti ritardi, le lentezze, la burocrazia e comunque era riuscito ad attivare questi servizi sociali, diciamo le strutture anche sanitarie, fino a che appunto Paola fu ricoverata all'ospedale Niguarda a Milano. Quell'ospedale avrebbero dovuto accompagnarla verso diciamo un percorso di disintossicazione dall'eroina. Ed invece un giorno Paola scomparve dall'ospedale e lo stesso Armando la troverà morta in terra in un vialetto dell'ospedale all'esterno con una siringa nella caviglia. Per chiunque, non so se possa esistere una condanna peggiore, sarebbe potuta essere quella l'occasione per una svolta per la vita di Paola, per la sua famiglia e quindi anche per Armando, che ormai a Milano era noto mediaticamente in qualche modo per le sue proteste, che lo avevano fatto considerare da molti un matto, un disturbatore, aveva fatto delle proteste davanti alla Scala, si era incatenato proprio per cercare di attivare i servizi sociali per la sua vicenda, ma non era concentrato solo sulla sua, lui cercava di coinvolgere e di considerare anche tutto quanto, tutti coloro che vivevano quella vicenda come genitori e così via. Anche nei congressi radicali, in particolare ad un congresso di Budapest e poi un congresso a Rimini, aveva cercato di sensibilizzare i congressisti e gli oratori al dramma della tossicodipendenza, spargendo siringhe per la sede congressuale, siringhe sporche del suo stesso sangue. Mosso dalla disperazione che chiaramente lo lacerava internamente, si faceva, diciamo, in qualche modo sentire, usava proporsi appunto in questi congressi, cercando di forzare le regole e i tempi degli interventi. Era una presenza che si faceva notare. Forse la comprensione che si sarebbe dovuta della sua reale condizione ha lasciato spazio invece alla tolleranza. Io penso che le vite possono avere una continuità oltre la loro durata biologica se si riesce a trarne degli insegnamenti e forse appunto
come in questo caso, sia la vita di Paola, stroncata neanche ai 18 anni, che quella di Armando, morto ieri, possono essere speranza, speranza di un cambiamento. Oggi, ovviamente, come sappiamo, l'abbiamo detto spesso, abbiamo delle rubriche su questo, una, diciamo, una trasmissione che si chiama Leggera Euforia, ne parliamo spesso. In Italia il tema delle tossicodipendenze è considerato sicuramente in modo diverso rispetto a 25 anni fa, ma vige ancora un sistema legislativo proibizionistico che rende le sostanze tutte, che considera le sostanze tutte indifferentemente libere di fatto, ma non legali. Già il solo frequente uso per individuare, per identificare queste, indicare queste sostanze del termine droga, a mio parere richiama un certo manicheismo. Comunque, commenti a parte, l'ordinamento, grazie a una legge che conosciamo col nome di Fini Giovanardi, individua una serie di sostanze anche molto diverse tra loro in una specie di lista degli orrori, senza differenziazioni. E quindi queste sostanze, come sappiamo, dalla proibizione c'è un nesso strettissimo con la clandestinità, con il mercato clandestino, il mercato illegale, e sono di fatto queste sostanze libere di circolare grazie al contrabbando, al mercato clandestino, quello che quel mercato che arrivò fino all'interno dell'ospedale dove era ricoverata Paola, lo stesso che in qualche modo fa giungere tali sostanze anche nelle nostre carceri, aggiungendo veleno ad una condizione disumana già di per sé stessa. Il tramite è un sistema di distribuzione capillare che arricchisce chi sta ai vertici della piramide dell'organizzazione. È un sistema che non dà alcuna garanzia né sulla purezza delle sostanze, su ciò che viene utilizzato, né appunto sull'informazione per quanto riguarda i consumatori, riguardo a che cosa viene inserito in questi preparati, che partono con un certo grado di purezza e poi per chiaramente aumentarne la quantità, perché si vende a quantità, a peso, vengono in qualche modo tagliati, tecnicamente si usa questo termine, e quindi in pratica diluiti, ma poi ecco, il taglio, la sostanza è quella che fa la differenza spesso tra una sostanza che può non essere letale e una sostanza che lo diventa. Il mondo si sta muovendo, l'Uruguay come Stato ha deciso di controllare la produzione e il commercio della marijuana, dando anche la possibilità regolamentata, chiaramente, di autocoltivazione. Ma perfino nella patria del proibizionismo, gli USA, gli stati del Colorado, di Washington, a seguito di referendum, si stanno in questi stati realizzando degli spazi di libertà e consumo per quanto riguarda la marijuana. La lotta per far emergere la ragionevolezza e la conoscenza scientifica reale su queste sostanze che sono criminalizzate, ma molto spesso sono innocue, è una lotta dura, perché come ricorda la nostra, oso chiamarla oggi così, collaboratrice che saluto ed esperta in materia, Claudia Sterzi, il fronte proibizionista è coeso, mentre invece quello antiproibizionista è purtroppo frammentato politicamente, ma anche socialmente, anche mediaticamente. Bene, io questa sera con questa virgola oggi ho pensato di fare, anche io, come sapevo, un ricordo di un compagno e di sua figlia Paola, provando a mostrare il filo che ritengo unisca la morte di una ragazza attraverso una vicenda straziante che ha caratterizzato la vita di Armando Crocicchio e di tutta la sua famiglia, con una battaglia di proposta politica, tutte strettamente connesse. Spero di esserci riuscito degnamente. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che si chiaramente animi un po' di dibattito anche per quanto riguarda nei commenti che poi questo video potrà offrire, potrà dare la possibilità di postare su YouTube, perché verrà tutto quanto chiaramente messo, anche perché questa sera
non riusciamo a fare la diretta. Io ringrazio la regia puntuale che come ogni sera cura le trasmissioni, la regia di Donato Volpicella. Vi ricordo che Libri TV, che intraprende questo percorso in questo nuovo anno, è sempre l'associazione che si autofinanzia come può. Potete iscrivervi, costa soltanto 10 euro e si può fare sul sito comodamente anche con una carta di credito. E vado a illustrarvi quello che appunto è il palinsesto, che purtroppo però non andrà in diretta. Non verrà trasmesso in tempo reale adesso, ma provvederemo a pubblicarlo e a pubblicare queste trasmissioni nei giorni prossimi, a breve termine. Allora, il palinsesto prevedeva appunto alle 20:45 uno spazio Certi diritti, spazio curato da Riccardo Cristiano, intitolato questa sera Per una bellezza senza confini, dalla paura di non sentirsi accolti a un dono di amore universale. Una conversazione registrata da Riccardo Cristiano e con Emanuele Macca. Alle 21:15 era prevista una intervista, una prima parte di una lunga intervista che io stesso ho fatto a Michele De Lucia, ex tesoriere di Radicali Italiani, un'intervista ovviamente che aveva come oggetto il suo libro da poco uscito, intitolato Al di sotto di ogni sospetto, per Caos Edizioni, che è un libro che narra praticamente del Berlusconi prima del suo impegno politico, prima del 1994. Alle 21:45, previsto alle 21:45 un Voci Radicali di nuovo, ma in questo caso un collegamento con Giuseppe Alterio, segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, associazione radicale molto attiva, e in particolare appunto per commentare le attività di questa associazione che ha da poco, il 14 dicembre, ci siamo stati, abbiamo documentato con delle interviste, Libri TV lo ha fatto, l'assemblea degli iscritti, e quindi Giuseppe Alterio, che appunto vedrete a breve nel senso registrato. Alle 22:15 registreremo per Voci Transnazionali una puntata sulle elezioni in Cile. Ci sono state le elezioni presidenziali in Cile, ne parleremo insieme a Roberto Lovari, curatore, giornalista e curatore della rubrica di Radio Radicale l'America Latina, e direttore anche di Brasile e Sud America. E parleremo dell'elezione presidente in Cile di Michelle Bachelet, appunto, che è risultata trionfante a questo appuntamento elettorale. Alle 22:45 un appuntamento a tavola con i libri. Questa sera le note di lettura, le consuete note di lettura a cura di Giancarlo Calciolari, questa sera commentando il libro di Charles Darwin, L'origine della specie. È inutile che io vi commenti che si fosse Charles Darwin, L'origine della specie è un libro famosissimo, è un libro appunto del 1859, in questo caso Bollati Boringhieri, editore, quindi questa è un'edizione del 67 chiaramente, con la traduzione di Luciana Fratini. E quindi questo qua è un appuntamento a cura di Giancarlo Calciolari, e avevamo previsto per le 23:05 più o meno chiudere le trasmissioni. Io a questo punto ridò la linea alla regia, mi scuso ancora per il fatto che non possiamo andare in diretta, ma chiaramente vi assicuriamo che quello che era previsto sicuramente lo potrete vedere in registrata. Grazie ancora, e linea alla regia.